sono Spiccicallen e benvenuti nel mio nuovo video. Eccoci qua finalmente per fare il video delle ultime letture dell'anno. In questo video vedrete sia libri che fumetti, perché fondamentalmente ho letto quasi nulla di libri, perché in realtà ho terminato un libro solo, ne ho in sospeso di quelli che volevo leggere altri due, ne ho iniziato un terzo che sto per finire qua in questi primi giorni di gennaio, quindi insomma effettivamente ho letto completamente un libro solo, un graphic novel di cui vi parlerò subito perché sono tutti e due arrivi dagli editori, però comunque sia ho letto tanti fumetti, soprattutto tanti manga, e quindi vi parlerò anche di quelli, non per fare 25 video diversi. Parliamo di tutto qua. Innanzitutto vi parlerei proprio di quei due arrivi da parte di editori di cui vi ho accennato prima, che sono uno che avete visto anche nel book haul del mese di dicembre, cioè Papà sull'orlo di una crisi di nervi di Gwendoline Resson e Magali Le Houche, è francese, non becco mai le pronunce giuste, e l'altro un libro di cui stavate effettivamente molto aspettando il mio parere, che è Fangor di Rainbow Rowell. Parliamo prima di questo, che insomma è quello di cui ho meno da dire. Allora, Papà sull'orlo di una crisi di nervi è un graphic novel edito dalla Cliché Edizione al prezzo di 17 euro, ovviamente interamente a colori con anche dei disegni molto molto carini, che mi è piaciuto davvero tanto. Già avevo accennato qualcosa nel book haul di dicembre che magari vi lascio qua a fianco a me nelle schede. Prima di questa uscita della stessa casa editrice anche un altro volume che è Mamme sull'orlo di una crisi di nervi, che praticamente più o meno ricalca gli stessi temi, vede come protagonisti in particolare mamme giovani, mamme single, mamme che hanno un po' di problemi all'interno della famiglia e che si ritrovano fondamentalmente a dover stare sempre solo loro dietro i figli, e quindi hanno creato questo gruppo di sostegno, questo gruppo di ritrovo, se volessimo dire così, per esporre un po' tipo Alcolisti Anonimi, ecco, i loro vari problemi. All'interno di questo gruppo di sostegno un giorno entra un padre che è un po' un mammo, se volessimo dirla così molto alla buona, dove la moglie in carriera eccetera eccetera, lui è a casa, fa il casalingo, sta dietro ai figli, ma non ne vuole sapere dell'aiuto della moglie perché lui si sente più in dovere di stare dietro ai figli rispetto a lei. Questo secondo me per di più è solo il punto che fa partire poi tutto il resto di quello che vediamo all'interno di questo volume, perché principalmente già intanto a partire dal titolo originale, che è Alla ricerca di un nuovo père, quindi alla ricerca di un nuovo padre, in realtà la storia poi non è prettamente focalizzata su di lui, ma su una determinata madre single, che è esattamente lei, che assieme alle altre madri di questo gruppo, che si chiamano esattamente le madri anonime, vanno un po' alla ricerca di quello che secondo loro è il padre perfetto, basandosi un po' sul modello appunto di questo padre che all'improvviso arriva dentro il loro gruppo di sostegno. È un volume che mi è piaciuto davvero tantissimo, è altamente veritiero per tante cose, non che io lo sappia in prima persona perché io madre non lo sono, però comunque vedendo in giro, leggendo articoli e tutto, è davvero una forte critica alla società questo volume, soprattutto è molto veritiero rispetto a tante cose che comunque accadono davvero all'interno della società e di quanto questa società, scusate la ripetizione, sia un po' tanto accanita verso quelle che sono madri, soprattutto single, che in qualche modo cercano anche di rifarsi una vita e magari hanno un figlio piccolo. Insomma, è davvero molto veritiero, un volume davvero molto bello, ironico per molti aspetti, più serio per altri, ma che se vi piace l'argomento e cercavate qualcosa di comunque leggero ma allo stesso tempo ben scritto, ben disegnato, ben delineato e che non tratta cose altamente insomma irreali, sicuramente mi sento di consigliarvelo. Mi è davvero molto piaciuto, in qualche modo proverò a recuperare anche Madre sull'orlo di una crisi di nervi perché sono davvero molto curiosa di leggere anche il volume che poi ha preceduto questo qui, e mi sento davvero di consigliarvelo, quindi a me è piaciuto tanto. Se qualcun altro di voi l'ha letto, fatemi sapere qua sotto come l'avete trovato. E poi passiamo a quella che è la nota dolente, alias Fangor di Rainbow Rowell. Ebbene sì, a me questo libro ha deluso tantissimo. Non sto a raccontarvi la trama, anche perché davvero la conoscono tutti quanti. Io avevo veramente aspettative alte per questo libro perché è stato decantato in ogni lingua, in ogni luogo, in ogni lago, universo infinito e oltre. Però veramente forse mi avevo aspettative talmente troppo alte che sono state proprio smontate così, ma sin da subito devo ammetterlo. Già la nostra protagonista, Kat, non mi ha fatto impazzire come personaggio, anzi l'ho altamente odiata. Sua sorella Vren, ancora peggio,
che persone dentro questo libro si sono salvate, e una in particolare la coinquilina di stanza di Kat. E anche Levi, dai, mi è piaciucchiato come personaggio, però tutto quello che proprio non mi è piaciuto è intanto proprio i personaggi principali. Kat è una di quelle ragazze che veramente mi ha irritato dall'inizio alla fine. E nello stesso tempo, nonostante fossi d'accordo con la scelta di sua sorella di volersi vivere la vita dell'università, lasciare indietro un po' le cose che ti piacciono, non dico di farlo totalmente, ma lasciarle un po' in disparte per goderti comunque l'inizio di una vita nuova, vedere Kat chiusa nel suo mondo totalmente, a solo scrivere fanfiction su Simon Snow, che è praticamente il loro Harry Potter, un po' come il nostro Harry Potter per loro, mi ha fatto tanto innervosire. Sarà che anche io sono una persona che è molto attaccata alle cose che ama, le piace molto chiudersi un po' nel suo mondo, tanto nel suo mondo, e pensare alle cose che le piacciono, ma allo stesso tempo comunque sono anche una persona che a cui piace vivere la vita, se sono dei cambiamenti, buttarmici a capofitto e viverli in prima persona. E quindi vedere questa cosa in Kat mi ha innervosita non poco e mi ha fatto provare nervoso per tutta la durata del libro. E questo non ha certo aiutato. Altra cosa che non mi è per niente piaciuta, magari è poi solo una cosa mia molto soggettiva, questo me ne rendo conto, però io non ho assolutamente sopportato l'inserimento degli intermezzi delle pagine dei libri di Simon Snow e delle fanfiction scritte da Kat, perché mi sono andati innanzitutto a rallentare la lettura, perché li trovavo altamente, secondo me, inutili ai fini della storia stessa, nel senso, ok, va bene, scrive fanfiction, leggono di Simon Snow, però non era prettamente necessario che l'autrice inserisse gli spezzoni dei libri e delle fanfiction all'interno di questo libro, per il semplice fatto che mi andava a spezzare la lettura, e a me questa cosa ha doppiamente irritato durante la lettura, perché mi andava a interrompere quello che effettivamente stava succedendo. Infatti io quelli li ho saltati dopo un po', che comunque alcuni li ho letti, li ho saltati tutti. Io normalmente non salto pagine, ma in questo caso proprio non ce la potevo fare. Sicuramente la storia è davvero molto carina, adatta per un pubblico più giovane, per un pubblico dai 16, 17, 18 anni sicuramente. È carina come storia di fondo, ma secondo me comunque in un modo o nell'altro poteva uscire qualcosa di nettamente meglio, e sicuramente mi aspettavo qualcosa di nettamente meglio. La protagonista a prescindere proprio non l'ho sopportata, e quando non mi piace la protagonista molto spesso il libro mi delude, perché secondo me i protagonisti, i personaggi sono uno dei perni principali di libri, in particolare di questo genere, e se quelli toppano da qualche parte, sta pur tranquillo che quel libro sicuramente mi deluderà in qualche modo, e purtroppo così è stato. Dico purtroppo perché mi dispiace, so essere un libro molto decantato, ma a me non ha prettamente fatto impazzire. Comunque questo libro mi è stato gentilmente omaggiato dalla PM, che ringrazio calorosamente come sempre per la loro disponibilità. È un libro che costa 17 euro, in copertina rigida, è uscito intorno a fine ottobre. Sono comunque contenta di averlo letto, per potervi ecco dare anche un mio parere. Mi dispiace che mi abbia deluso, non mi sia piaciuto come mi aspettavo, però ecco, questo è quello che questo libro mi ha lasciato. Se voi l'avete letto, fatemi sapere qua sotto come l'avete trovato, se siete d'accordo con me oppure no, perché ho visto che comunque non a tutti ultimamente questo libro ha fatto impazzire, quindi sono molto curiosa di conoscere anche la vostra. Ora direi che ecco, possiamo passare ai manga e fumetti che ho letto. Alcuni ve li mostro, ma già ve ne ho parlato in video precedenti, solo perché li avevo tenuti accumulati qua, perché in fondo non li avevo fatti vedere tutti insieme, sono un po' sparsi meandri di altri video che comunque vi lascio sempre linkati qua a fianco a me o sotto, e comunque man mano che ve li mostro vi dico dove ne ho parlato. Ed effettivamente i titoli di cui già vi ho parlato sono questi, più altri due, ma che vi citerò dopo perché sono comunque assieme ai seguiti che ho letto poi, di cui non vi ho parlato. Innanzitutto abbiamo questi due, che sono i due volumi graphic novel di Neil Gaiman, Coraline e The Graver Book, di cui già vi ho parlato nel video Bottoni e Cimiteri, quindi non mi dilungo troppo perché insomma già vi ho detto lì cosa ne penso. Sapete che The Graver Book mi è piaciuto tantissimo, davvero molto migliore secondo me anche rispetto al libro, e Coraline è fatto veramente molto bene, e anche questo mi è piaciuto davvero tanto. Due ottime rifacimenti delle versioni libresche di queste storie, che come sapete mi sono piaciute, ma in questo caso, per soprattutto The Graver
book, ho preferito in versione fumettistica. Il volume numero 7 dei giorni della sposa di Kaoru Mori, che ho letto per la Septuagint, come sapete è un volume che mi è piaciuto da morire per tutto quello che si trova al suo interno, ma non mi dilungo troppo in chiacchiere perché già ve ne ho parlato lì, l'ho già decantato abbastanza e niente, io decanto sempre ogni volume questa serie e questa autrice perché merita davvero, se non la conoscete provate ad affrontarla e ve ne innamorerete, credetemi. Poi ci sono i due volumi che ho letto per la Trick or Treat Reading Challenge, che sono Kagami ga Kita, lo specchio di Rumiko Takahashi, e il volume numero 4 di Aslan Senki, la leggenda di Aslan, di Hiro Murakawa e Yoshiki Tanaka. Come ben sapete anche questi due volumi mi sono piaciuti molto, qua la storia procede, devo ancora leggere il 5 ma lo leggerò presto, sono molto curiosa di vedere come continua e devo anche mettermi in pari con l'anime, ma lo farò pure quello. E poi abbiamo questo qui che è un volume unico che racchiude storie brevi e autoconclusive dell'autrice, che secondo me è un ottimo titolo per potersi anche approcciare al suo stile, perché richiama molto quello che è il suo stile classico di storie brevi con mistico, sovrannaturale, demoni, mostri, insomma tutto quello che comunque concerne principalmente le storie dell'autrice. E poi in fondo abbiamo anche una storia a quattro mani con lei e Adachi, che mostra un po' come sono entrati all'interno del mondo fumettistico e di come si sono affermati a caratteri a questo punto internazionale, ma prima in Giappone, con le loro storie. Davvero un bel volume, mi è piaciuto molto, ve lo straconsiglio. L'ultimo che vi cito, perché di questo ne ho fatto un focus on bello esaustivo che ve lo lascio sempre linkato o qua o sotto, è il volume numero 1 di Sherlock, quello che prende in analisi Uno studio in rosa, quindi la 01x01. Come ben sapete mi è piaciuto tantissimo, in questi giorni ho già letto il secondo, ma ve ne parlerò nel video di fine gennaio. Niente, sono fatti veramente benissimo, sembra veramente di rivedere l'episodio di per sé, quindi Sherlock è Sherlock, fra parentesi, avete visto la 04x01? Io sto ancora male. Passando invece a tutto quanto il resto, innanzitutto abbiamo queste due serie qua che sono Amami lo stesso di Aya Nakahara e Atsuaru di Shizuki Fujisawa. Perché vi mostro subito queste? Perché in realtà i primi volumi di queste due ve ne ho già parlato, sia del primo volume di Amami lo stesso, e vi lascio sempre il video a fianco a me o sotto, che come sapete è una serie che mi sta davvero tanto piacendo perché comunque è molto veritiera, molto attuale e davvero ben fatta per tutti quelli che sono le problematiche che assillano i giovani adulti, quindi quei ragazzi dai 28, 29, 30 anni di adesso all'interno della società. Infatti la nostra protagonista è rimasta senza lavoro e allo stesso tempo si trovava a mantenere il suo ex ragazzo che continuava a chiedere soldi, gli faceva regali costosi, e questo l'ha portata a rimanere anche senza soldi, senza un lavoro, insomma la sua vita è diventata un inferno, fino al momento in cui incontrerà il suo vecchio collega, il suo vecchio capo del luogo in cui lavorava, dove è stata licenziata, che la assumerà all'interno del suo ristorante, del suo bar, e da qua inizierà comunque a capire effettivamente come va il mondo e anche la sua vita prenderà una piega diversa. Tanto quanto il primo, mi è piaciuto ovviamente anche il secondo volume, un volume davvero bellissimo in cui anche il rapporto tra i due ragazzi cresce un po', anche la nostra protagonista inizierà a rimboccarsi le maniche. Davvero una serie che mi sta piacendo tanto e non vedo l'ora di leggere il terzo. Poi ovviamente il tutto mischiato con quello che è l'umorismo e l'ironia che Aya Nakahara crea e rende il tutto, nonostante sia una situazione difficile, più semplice, più leggibile, più vivibile, quindi davvero un'ottima serie per ora. In egual modo ho già parlato del primo volume di Atsuaru, vi lascio sempre il video, e nel mentre ho letto anche il secondo. Questa è una serie davvero tanto carina, uno shoujo che vede come protagonista un maschio, il punto di vista maschile rispetto a quello femminile, ed è questo che mi ha assolutamente attirato di questa storia e che mi ha voluto portare a provarla. È molto prevedibile, è molto banale per molti aspetti, ma allo stesso tempo è davvero tanto carino proprio per questo dettaglio che lo distingue dagli altri. Anche il secondo volume mi è piaciuto davvero tanto, l'imbarazzo del passare un pomeriggio assieme comunque agli altri amici, ma che fanno di tutto per lasciarti insieme alla ragazza che ami, insomma tutte quelle situazioni imbarazzanti, no, che si creano, visto dal punto di vista maschile, rende questo assolutamente tutto dolcissimo, tenero e davvero molto carino da leggere. Sicuramente non è una di quelle serie più originali che abbia mai letto, però il dettaglio del punto di vista maschile lo rende davvero molto diverso, comunque lo stesso dalla massa. Per quanto riguarda il resto, di cui proprio non vi ho mai parlato, abbiamo il volume numero 6 e il volume numero 7 di Ogni nostro venerdì di Arina Tanimura. In realtà di questa serie già vi ho accennato qualcosa sempre nell'haul di dicembre, che vi lascio a fianco a me nelle schede, che comunque lo trovate a fianco a me nelle schede già da prima,
E che dire, come ben sapete questa serie non mi fa impazzire. Già vi ho parlato dei primi 5 volumi e vi lascio il video qua a fianco a me o sotto, dove ne ho comunque accennato qualcosa parlato. C'è da dire che insomma ancora devo capire dove Arina Tanimura vuole andare a parare. Però c'è da aggiungere, c'è da dire che il volume numero 7, dal mio punto di vista, prende una piega inaspettata, nel senso che inizia a rendere il tutto già più papabile e già effettivamente più reale e effettivamente come dovrebbe essere, nel senso che già in questo volume 7 iniziano ad esserci i primi effettivamente problemi che derivano dalla situazione che si è andata a creare. I genitori della nostra protagonista, la madre, verrà a sapere effettivamente della sua storia d'amore con il cugino più piccolo e qua inizieranno ad esserci già i primi problemi, le prime domande, i primi quesiti e il primo effettivamente che cosa moralmente è corretto o non corretto fare. Quindi per questo motivo sono molto curiosa di leggere il volume numero 8 che esce a gennaio per vedere effettivamente ora che piega prenderà la storia, perché potrebbe prendere quella determinata piega che può portarla a diventare una serie carina e soprattutto che tratta dei temi non da poco. Insomma, vedremo quel volume numero 8, sperando ecco che non mi ritorni a calare già da quello. Sta di fatto che di tutte le opere di Arina Tanimura rimane comunque la peggiore e non ve la consiglio assolutamente per conoscere l'autrice, partite da qualcosa di molto più bello. Già l'avevo accennato anche questo sempre nell'haul, a dicembre mi sono messa un po' in pari con Lady Oscar, colpa un po' quella domenica che c'è stata interamente su Bim Bum Bam Stories su Mediaset Extra, che mi ha fatto andare in onda una delle puntate più belle e tristi di Oscar, e nonostante mi stessi tenendo i volumi per leggermela tutta in una volta, niente, ha fatto venire voglia di leggerla e quindi l'ho ripresa in mano. Ho letto il 3, il 4, il 5 e il 6, devo ancora leggere il 7 ma lo leggerò a breve. E che dire, Lady Oscar è sempre una garanzia, Lady Oscar è vita, Lady Oscar è dolore, Lady Oscar è anche storia per molti aspetti, è uno di quei, diciamo, manga classici, come abbiamo i libri classici, abbiamo anche i manga classici, che hanno fatto la storia di manga e che secondo me tutti, almeno una volta nella vita, dovrebbero leggere. Approfittatene perché comunque c'è in giro questa nuova edizione della Goin che è fatta davvero molto bene, non è neanche tanto costosa perché ogni volume costa 4,95€. E niente, io lo amo follemente e sono già qua che prego nel momento in cui sarà finito come farò, cosa farò. Penso che saranno di quelle storie che in futuro rileggerò molto spesso, come penso ormai di conoscere a memoria l'anime. Però è bello vederla e leggerla nella sua forma originale, è davvero una serie bellissima, cioè ogni volta mi lascia un batticuore assurdo leggerla, dolore fisico e psicologico che non so se potete immaginare. Ho poi letto 19, 20 e 21 di Alice Academy di Tachibana Iguchi e questi tre volumi sono stati altamente devastanti. Ancora ci troviamo nel passato, quindi a vedere quello che accade nel passato fra il professore e la madre di Rika e tutto quello che effettivamente li circonda e quello che soprattutto ha circondato la vita della madre di Rika. Vedremo le relazioni che si sono create in quel passato e verremo a scoprire anche alcune cose che veramente mi hanno fatto piangere il cuore, perché cioè non puoi non chiamarlo destino in questo caso. Anche questa serie a me sta piacendo sempre di più, ogni volume è sempre più bello, sempre più intenso, carico di suspense, di mistero, di colpi di scena, di emozioni varie, come solo poche serie sono capaci di farmi provare in questo periodo dove tutte le serie sono uguali e davvero poche si distinguono dalle altre. Alice Academy è una di quelle. Più si va avanti più la storia mi cresce, migliora, cresce con i personaggi e anche le situazioni continuano ad essere sempre più complicate, sempre più impegnative, sempre più difficili da affrontare per dei bambini e comunque delle elementari. Quindi io mi sento assolutamente di consigliarvelo perché è una serie bellissima. Lo so che ormai siamo a tanti volumi inoltrati, ma credetemi, anche qua il prezzo è veramente irrisorio, costano 4,50€ a volume, poi figuriamoci se li trovate con un qualche sconto ancora meglio, cioè provate a leggere Alice Academy perché davvero non ve ne pentirete. Prima di passare al recuperone, anche se di cui non ve ne parlerò perché vorrò farci un video una volta finita tutta la serie, ho letto il volume numero 0 di Doctor Who della RV Lion al prezzo di 1,95€. Già avevo accennato anche di questo qualcosa nell'haul di dicembre, comunque sì, è un
volume introduttivo su quelle che saranno le storie e il piano dell'opera che si vedrà in fumetteria nei prossimi mesi sui fumetti di Doctor Who. Questi fumetti prenderanno in analisi le storie di 10, 11 e 12. Infatti sapete che ho preso quello che comprende il primo compendio delle avventure di 10. A gennaio-febbraio, non mi ricordo, credo a febbraio uscirà quello di 11 e mensilmente escono i volumetti più piccoli con quelli di 12. Che il mio non è ancora uscito, ma credo che lo troverò quando andrò a fine gennaio. Qua abbiamo tre brevissime storie per ognuno dei dottori, introduttive, che ci fanno un po' entrare in quello che ci aspetterà. Vedremo un po' quelle che sono i loro nuovi companion, o comunque companion che già conosciamo, storie diverse, storie particolari. Insomma, mi è molto piaciuto questo volume introduttivo e ora non vedo l'ora di leggere tutti gli altri, perché come sapete io amo la follia Doctor Who e finalmente sono arrivati in Italia, sono molto contenta. E poi c'è il mega recuperone che voi tutti conoscete, alias i primi 5 volumi di Kaoru Tada. Ho già letto il numero 6, però quello rientra a gennaio. E comunque sia, come già vi ho detto, farò un video singolo una volta che l'avrò finita di leggere. Mi piace tantissimo perché a fianco si crea tutta l'immagine. E niente, sono bellissimi, è diventata la mia nuova droga. È uno di quei manga, assieme a Lovely Complex e Oranesh Kuros Club, capaci di mandarti via la tristezza. Queste sono quelle serie che veramente la devono essere lette almeno una volta nella vita, secondo me. E poi è veramente la Bibbia degli shoujo, qua dentro c'è tutto, ma non è per nulla banale, anzi ti va anche a prendere in mano situazioni per niente semplici, te le spiega, te le mostra per nulla in maniera banale, anzi in maniera del tutto veritiera, e soprattutto non si ferma sulla banalità e sulla semplicità di alcune cose, ma proprio entra dentro queste cose, te le spiega, te le fa vivere. È veramente la Bibbia degli shoujo. Si vede che anche questo è comunque un manga classico, comunque è vecchiotto, questo qui, primi anni 90, quindi rendiamoci conto. Non è il primo manga shoujo che passa, ha fatto la storia degli shoujo e si vede benissimo, e mi pento amaramente di non averli presi prima e letti prima. Quindi comunque poi ve ne parlerò ovviamente meglio nel video che farò singolarmente di questa serie. Però ecco, se non sapete cos'è Itazurana Kiss, vi rimando al mio video dove ne ho parlato del J-drama che mi ha inizializzato effettivamente a questa storia. Ho visto anche l'anime, ma per il momento J-drama e manga sono le mie versioni preferite, quindi ve ne parlerò poi. Ma nel caso voi abbiate letto Itazurana Kiss, fatemi sapere qua sotto come l'avete trovato, e soprattutto se avete visto Love in Tokyo. Se non avete fatto, correte su Netflix a guardarlo, perché ne vale davvero la pena. Ok ragazzi, il video è finito, ce l'abbiamo fatta. Questo è quello che ho letto fondamentalmente nel mese di dicembre, o comunque poco prima, le ultime cose che ho letto negli ultimi mesi a carattere fumettistico, di cui non vi avevo mai parlato. Avete letto qualcuno dei titoli che vi ho fatto vedere, sia a carattere libri che di fumetti? Fatemi sapere qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo video e che dire, buon inizio di letture ufficialmente del 2017, e in bocca al lupo a tutti quanti voi se avete una qualche reading challenge all'attivo. Un bacione a tutti voi e alla prossima, ciao!